me posso cazzare un pochettino? Il ministero che ne farite è quello di Di Pietro. Tu lo sai perché? Perché? Perché lui era ministro del lavoro, è andato su un'autostrada, ha fatto l'inaugurazione e non è successo un cazzo. Fammi dire di sì! No, non te faccio dire di sì, te voglio rovinare! Poi è arrivato il governo Berlusconi, Berlusconi è andato sull'autostrada, ha fatto l'inaugurazione e non è successo un cazzo. Adesso ci arriva lui, fa l'inaugurazione e il risultato. Hanno spesso più di champagne che da fatto. Condividevo spesso quello che diceva e fingevo soltanto un ruolo di censore, di tutor. Quegli 80 che sono lì li hanno votati gli italiani. No! Oh no, no! L'hanno preso i partiti, hanno. Stai calmo. Solo per me, e qui scatta l'applauso, viene a Marchette gratis. Il podio dà importanza alla lettura della Bibbia e, lì c'era e anche delle cazzate. Ma a Berlusconi per la televisione gli dobbiamo molto, sia ben chiaro, perché potevamo scegliere. Voi non vi ricordate in Rai quando c'ero da Daupa con i calze nere che non si poteva vedere manco il culo, adesso si vede pure la crunna. Bene, grazie. Quinto, non ricordo più, Morena! Qual è? Qual è la quinta, Morena? Qual è la quinta? Le luci! Le luci! Poi Morena! 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 Ma lei sono 7 anni a settembre, vero amore? Che sta con me. Non mi ha mai lasciato un minuto. Ma la lascio solo 2 ore al mese quando va a fare i colpi di sole, che spero siano colpi di sole al comunque. Mia moglie, Morena, è convinta che io sia eterno, ma io muoio, sto morendo, io ho un pizzico di vita così. Ma non me ne frega in cazzo, me lo urta. Perché sei un essere speciale e io ho cura di te. Ti amerò per sempre. Ciao Gianfranco.